Buona domenica con cittadine e con cittadini. Anche quest'anno la nostra piazza non vedrà il divertimento e la gioia della fiera di maggio. Nonostante ciò, vogliamo ricordare dei momenti trascorsi negli anni passati. Ricordiamo i più piccoli che quest'anno non alzeranno le braccia al grido «Ciappa la galeina!», il fischio del lupo che non distrarrà gli alunni delle scuole medie, gli adolescenti che non balleranno sulla musica del tagadà e dell'autoscontro e non allungheranno nemmeno le braccia per raggiungere il serpente del calcio in culo. Volgiamo un pensiero speciale ai giostrai che già da due stagioni non svolgono il loro lavoro, con l'augurio di rivederci presto, finalmente liberi. Vi auguro un buon divertimento sfogliando le foto e i video dei momenti spensierati. Grazie a tutti. La fiera di Rio Saliceto, seconda domenica del mese di maggio. La fiera, dal latino feria, proprio come il vocabolo feria di oggigiorno. Una giornata di festa per eccellenza, di divertimento ed anche di riposo. Notiamo dalle fotografie del lontano passato, siamo ai tempi del 1800-1900, le origini della fiera di Rio Saliceto, tipica fiera di paese agricolo, rappresentava eccezionale occasione per celebrazioni e festeggiamenti, occasione eccezionale per organizzare grandi mercati e importanti mostre, per concludere accordi economici anche di lunga scadenza. A Rio Saliceto veniva organizzata una imponente mostra del bestiame. I più bei capi degli allevatori di zona venivano portati negli appositi stand del campo sportivo, allora sito nello spazio ora occupato dal circolo tennis, a est delle attuali scuole medie. Mucche di razza pregiata, buoi eccezionali, tori per la riproduzione, pollame tipico del nostro territorio e razze rare di paesi lontani. Altra mostra significativa era quella delle motociclette. Era un via vai continuo lungo le strade e le carreggiate del nostro paese, della periferia, per condurre gli animali a destino in mostra e per portare le biciclette e le moto pregiate. Certo, non potevano mancare le giostre per il divertimento dei bambini e dei più giovani, ma il giorno speciale per il festeggiamento paesano in piazza era il lunedì, il cosiddetto lunedì della fera. Era organizzata un'importante corsa ciclistica di partecipazione nazionale lungo il circuito Rio Saliceto, Correggio Rio Saliceto, e la sera i giovani ventenni si impadronivano delle macchine dell'autoscontro per battaglie cavalleresche. Era tutto uno spettacolo che occupava l'intero lunedì, ripeto, al lunedì e la fera. Era una fiera da favola e come tante favole la fiera rappresentava il gioire, il vivere, il festeggiare dei riesi, caratteristiche consacrate da una rimetta trovata recentemente nell'archivio storico della nostra biblioteca che ora vi leggo. Rio, questa magion che sì gentile e amata, popolata da forti ed esplosivi menti, molti secoli fa da acque e selve circondata, tana di lupi, di porci e di serpenti. Oggi inver ricca di strade e borghi è diventata, li percorriam con lo sguardo per discovrir piccoli monumenti. Entro troverem storia ormai passata,
che ancora ci parla di riesi intendimenti.